Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, da pochi giorni sono il felice possessore di questa radio molto evoluta, è una FreeSky Taranis, una 16 canali con ricevente telemetria integrata, purché si abbiano ovviamente i moduli aggiuntivi. In questi giorni l'ho usata normalmente come una radio multicanale per pilotare dei modelli, ma nel frattempo ne stavo studiando il manuale perché il mio scopo era quello di rendermi molto più confortevole il pilotare il mio multirotore. Ho studiato la logica di programmazione, che devo dire la verità è semplicissima, ho studiato quelle tre o quattro regolette che sono spiegate benissimo nella traduzione in italiano del manuale e mi piace condividere con voi i risultati di questi pochi giorni di studio, come sono riuscito a personalizzare il comportamento della radio, i suoi switch e quindi i comandi imposti automaticamente al modello. Iniziamo con l'accensione della radio e gli opportuni warning. Avviso di sicurezza. Prima di ogni decollo, attendere con motori al minimo per alcuni secondi, poi portarsi a circa 2 metri di altezza e mantenere un hover per circa 10 secondi. Portarsi in quota ed in assetto di volo solo dopo esito positivo di queste verifiche. Verificare stick del throttle. Verificare la corretta posizione degli switch. L'altezza attuale è di metri 0, modalità di volo standard, assistenza al volo con sistema GPS, risposta agli stick 100%. Impostazione del mantenimento attitude di volo. Attenzione, è stata impostata la modalità di volo completamente manuale senza alcuna assistenza elettronica. Impostazione del mantenimento attitude di volo. Assistenza al volo con sistema GPS. Modalità di volo course lock. Modalità di volo home lock. Modalità di volo course lock. Modalità di volo standard. Volo in sicurezza. Fail safe abilitato. Modalità di volo rientro al punto di decollo. Risposta agli stick ridotta al 50%. Risposta agli stick ridotta al 25%. Risposta agli stick ridotta al 50%. Risposta agli stick 100%. Avvio rotazione automatica a destra verso orario. Avvio rotazione automatica a sinistra verso antiorario. Avvio procedura di decollo automatico. L'altezza attuale è di metri 0. Avvio
Avvio sequenza di atterraggio sulla verticale. L'altezza attuale è di metri zero. Modalità di volo course lock. Modalità di volo home lock. Modalità di volo course lock. Modalità di volo standard. Impostazione del mantenimento attitude di volo. Attenzione, è stata impostata la modalità di volo completamente manuale senza alcuna assistenza elettronica. Impostazione del mantenimento attitude di volo. Assistenza al volo con sistema GPS. Avvio procedura di decollo automatico. L'altezza attuale è di metri zero. Avvio sequenza di atterraggio sulla verticale. L'altezza attuale è di metri zero. Avvio rotazione automatica a destra verso orario. Avvio rotazione automatica a sinistra verso antiorario. Risposta agli stick ridotta al 50%. Risposta agli stick ridotta al 25%. Risposta agli stick ridotta al 50%. Risposta agli stick 100%. Risposta agli stick ridotta al 50%. Risposta agli stick ridotta al 25%. Risposta agli stick ridotta al 50%. Risposta agli stick 100%. Volo in sicurezza. Fail safe abilitato. Modalità di volo rientro al punto di decollo. Trim.
Raggiunto valore massimo. Trim, posizione centrale. Trim, raggiunto valore massimo. Trim, raggiunto valore massimo. Trim, posizione centrale. Trim, raggiunto valore massimo. Trim, posizione centrale. Trim, posizione centrale.